Ma ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi vi mostro il mio acquisto da Bottega Verde, ma tutto questo dopo la sigla. Ebbene sì, cari e care, sono andata da Bottega Verde e sono diventata una loro cliente. Hanno fatto la carta fedeltà perché io non ero registrata da Bottega Verde. Ogni tanto compra qualcosa la mia nonna, la mia mamma, quindi magari bene o male quando loro fanno un acquisto mi inseriscono qualcosa pure a me. Però avevo visto un video della mia amica Elisabetta, ciao tesoro, che mostrava un prodotto che lei ha utilizzato che ha trovato formidabile per quanto riguarda le gambe. E il prodotto in questione è questo qui, un'acqua fresca lenitiva per le gambe al succo di aloe. In pratica questo è uno spray che va vaporizzato sulle gambe quando si sentono le gambe stanche, quando si sta troppo tempo all'impiedi e quindi bruciano le gambe, oppure al contrario, quando state tanto tempo seduti. A me capita alle volte di stare tante ore seduta alla scrivania e poi quando mi alzo mi fanno male le gambe. Quindi lei parlava di questo spray che spruzzandone un po' sulle gambe si ha subito un sollievo, un conforto, quindi presa da questa necessità ho deciso di acquistarlo anch'io. La mia amica Eli l'ha pagato 11,90 € e anch'io l'ho pagato 11,90 € ma con il 50% perché da me ad Agrigento costava 21 € e qualcosa e col 50 che mi hanno fatto, tra virgolette, perché in realtà il costo credo sia corretto quello di Elisabetta, l'ho pagato la stessa cifra. In più mi hanno regalato, tra virgolette, secondo me, questo kit di benvenuto che adesso andiamo a scoprire insieme. Poi mi hanno dato un insieme di sconti e di altre cose che non so se utilizzerò visto le differenze di prezzo, anche perché mi piaceva un profumino che col 60% mi costava 10,90 €. Poi su Instagram mi è arrivata la pubblicità che lo offrivano a 4,99 €. A me queste cose non mi piacciono perché mi sento un po', cioè, mi sento presa in giro. Il prezzo deve essere unico, oppure da filiale a filiale ci può essere la promozione in un rivenditore in un altro no, ma fare un 50% di sconto su che poi non lo è, no. Comunque, trovo graziosa questa welcome box di make-up di benvenuto e vediamo un po' cosa è contenuto all'interno. Vado ad aprirlo insieme a voi. Allora, carino veramente. All'interno vi è questo fondotinta no transfer, tenuta perfetta con estratto di orchidea e vitamina E. Andiamo a vedere il colore, che è una cosa importante. Bene, è un fondotinta che io non potrò mettere mai perché guardate che colore è. Vediamo magari se. Assolutamente, ragazza, non so se si vede in camera. Io non lo potrò mettere mai perché è un fondotinta per una ragazza dark skin o medio dark skin, quindi se c'è qualcuno che abita nella mia zona e
può andare bene questo fondotinta, mi contate che lo regalo volentieri. Io direi, fate questi box di benvenuto, mettete una crema che non ha colore così. Non mettete fondotinta umpalumpa perché io non lo potrei indossare mai. Non si vede bene in camera. Vediamo se. Guardate quanto è scuro. Guardate, avete visto? Cambierei proprio colore di pelle. Per farvi vedere quanto è scuro, vi faccio vedere da questa parte. Impossibile da mettere. Prossima volta nel welcome mi raccomando crema, crema mani, acqua spray, non lo so, qualsiasi cosa, ma non fondotinta di questo colore. Matita nera, per fortuna, con cera d'api e vitamina E. Vediamo un po', non conosco le matite di Bottega Verde. Io preferisco le matite con una punta morbida, vediamo questa se. Sì, questa va bene, vai. Qualcosa che mi piace c'è. Il nero mi piace un sacco. Si sfuma, quindi va bene anche per essere sfumata. Sì, guardate, sfumata risulta così. Questa devo dire che è carina. E anche lo smalto mi piace un sacco. Questo di qui è uno smalto long lasting. Non ho mai provato questi smalti in Bottega Verde. Qualcuno sa dirmi qualcosa? Perché devo stare una settimana fuori casa e devo dire che questo colore mi piace. Che dite? Lo provo? Fatemi sapere in un commento se è giusto che lo indossi per questa settimana che starò via o meglio di no. Bene, cari e care, questi erano i miei acquisti da Bottega Verde. Di questo l'ho già provato, ma non posso dirvi molto perché l'ho appena acquistato, quindi voglio provarlo un bel po' di tempo prima di potermi esprimere, però devo dire che spruzzato immediatamente attiva secondo me la circolazione perché sento dei piccoli punzecchiamenti al polpaccio, cioè dove io lo spruzzo, e dopo un poco di questi punzecchiamenti sento arrivare una frescura che mi piace. Però vi ripeto, è una prima impressione perché l'ho spruzzato solo una volta, quindi poi domani vedrò se mi sento le gambe più leggere, e se magari quando sento i fastidi che ho lo spruzzo, se mi aiuta ad alleviarli. E ci aggiorniamo, ragazze, ci aggiorniamo. Niente, vi mando un bacio grande, a presto e al prossimo video. Ciao!